Lei permette che mi sieda? Ha fatto come se si sua a casa mia. Allora, intanto vi ringrazio di essere venuti e di essere venuti così numerosi alla presentazione di questo libro che per me è la fine di un percorso lunghetto, direi. Questo libro è stato veramente il frutto innanzitutto della pazienza di Lucio che ormai 2 anni fa, credo, forse pure qualcosa in più, ha cominciato a stimolarci a intraprendere questa avventura, perché avventura veramente è stata, perché sia perché pubblicare un libro del genere è complicato per i vari rapporti che ci sono con le soprintendenze, con chi detiene i diritti delle immagini, delle riproduzioni dei posti, sia perché effettivamente per capire poi dopo come siamo arrivati a questa conclusione, a questa prima tappa. Com'è nato il tuo amore nei confronti dell'archeologia? È molto semplice, nel senso che questo libro è un po' la summa, arriva in fondo con le signore, gran parte presenti qua. Queste ville siamo andati a vederle in un circuito a partire già dal 2008, 2009, 2010, che allora nominammo scherzosamente i tuoi passi sulle orme della storia. La domenica mattina o il sabato pomeriggio ci siamo dati appuntamenti in questi luoghi. E perché io mi ergevo da guida e da che titolo tenevo? Tra virgolette, fresco di una laurea in conservazione dei beni culturali con una specializzazione in archeologia, che è stata, pur arrivando intorno ai miei 40 anni, ho avuto il piacere di contribuire. Quindi ringrazio particolarmente questi signori che non solo mi hanno, per loro sarà un piccolo doppione, perché le cose che dico qua per ogni villa sono, diciamo così, il volume dietro indicazione di Gino Fienga, del dottor Fienga, esperto nel settore, già con una collana accesa e avanti di Lentopede, l'ha inquadrato. Il testo che abbiamo preparato non è altro, e qui vedo il professor Simioli, che ringrazio particolarmente, perché lui è un po' l'incipit di questa cosa. Ci incontrammo anni fa in occasione di un convegno di tutti i responsabili delle aziende autonome d'Italia per parlare di turismo, e il professor Simioli volle presentare questa situazione del Golfo come se fosse un po' il lontano incipit turistico, questa visione vista dal turismo, e mi affidò questa conferenza rapida, questa mezz'ora di conferenza ai questi signori convegnisti, che rimasero estasiati dal fatto, dalle immagini che abbiamo proiettato. Ora, il libro non contiene tutte le ville che abbiamo visitate, perché vuole essere una lettura trasversale. Che significa lettura trasversale? Non per essere complicato, ma per farvi comprendere una situazione. Recentissimamente la dottoressa Jacobelli, che ha scavato nella villa di Positano e sta andando un po' in giro per l'Italia, la villa di Positano ancora non è aperta al pubblico, sembra che sia tutto pronto e sembra che si debba aprire, però non è ancora accessibile, ha presentato questi affreschi come sono straordinari, non ci stanno uguali nelle altre ville del Golfo, sia di Napoli che di Salerno, mentre invece proprio noi con queste signore che vedi qua a Gino siamo stati a Ercolano, abbiamo fatto un giro e tra le varie case io gli ho additato quali erano gli affreschi di Positano da raffrontare, una stessa ripartizione schematica delle cose
che stavano al Colano, poi li abbiamo ritrovati. Questo che cosa significa? Non che la dottoressa Jacobelli sia meno o più esperta, ma che c'è una settorialità tra le sovrintendenze e tra le ville. Considerate che queste ville, ognuna di queste ha una personalità giuridica completamente diversa da un'altra. E non c'è il paragone, come nella storia dell'arte si fa normalmente, no? L'immagine, la iconologia di una Madonna viene raffrontata con delle... In questo caso purtroppo non può sussistere perché ci stanno queste barriere. Noi abbiamo cercato di fare una lettura trasversale, di inquadrarla nel, non solo nel golfo, ma anche nella ottica. Il chi è Lucio è uno che prima di scrivere gli piace attingere, e qua vedo delle persone che sono stati dei maestri, ringrazio della loro presenza. L'avvocato Cuomo 20 anni fa ci allettava un'idea che non smetto mai di ripetere sempre intorno: ama di più la tua città, che vogliono dire queste tre parole. Quindi da lì uno chiede che con un semplice meccanismo riuscivano a macinare tanti tipi di grano, quindi il fascino dell'archeologia e poi anche l'applicazione nel lavoro che faccio oggi è proprio lì, nel trovare delle soluzioni architettoniche lette oggi con la coscienza alle soglie del terzo millennio, fanno sì che l'ingresso della villa del Fauno a Pompei ha una prospettiva, che quindi questo gioco prospettico, e lo dico col sentimento di chi come uno zingaro oggi per lavoro va di casa in casa e magari nell'entrare rispetto alla porta principale i facci sta la porta rusto antini, che ci mette in una condizione di dire com'è possibile, da questa finestra si vede il mare, mentre invece ci troviamo in quest'altra soluzione. Quindi la cura del fisico è in un contesto poi particolarmente ricco e che si presta ad avere questa cura del fisico. Quindi l'ozium è un concetto assolutamente attuale, se vogliamo, forse si è perso un po' la connotazione culturale. No, non parlerei né di attuale, né, è un concetto di vita, è un concetto dell'uomo, è una necessità tra virgolette fisiologica, che poi succede che oggi se abbiamo un quarto d'ora di tempo libero la nostra poltrona ci armiamo di tablet, giornale, sigarette, telecomando del televisore, quindi ci circondiamo e il quarto d'ora non è più tale, bensì si riduce enormemente. Senti, ma fra tutte queste ville che tu hai girato e tutte le persone che hai portato a visitare tutti questi posti, se tu ci avessi la possibilità di andare con un amico a vederne solo una, dove lo porteresti? Sicuramente al Posillipon di Pozzuoli, dove siamo stati, perché lì c'è una convergenza non solo di arte, di tutte le arti, ma ci sta questo impatto da Sorrentino, io amo sempre dire, le signore lo sanno, andiamo sì al Museo Archeologico di Napoli, però lo andiamo a vedere con gli occhi di un sorrentino, quindi andando a salutare quelli che io chiamo i nostri santini, che sono la collezione assarite che è venuta fuori dai depositi recentemente, quindi andiamo a salutare le cose della penisola sorrentina. Qual è il valore aggiunto che può dare alla vita nostra quotidiana oggi? Sicuramente ci racconta, sia nella... Oggi l'archeologia è tutto e niente, tant'è vero che su uno scavo, gli scavi moderni, attuali, messi su dai nuovi direttori, Zumtriegel a Pestum, interviene sullo scavo dove ci stanno 12 discipline diverse, dall'archeobotanico, perché il semino che viene preso viene indagato per sapere, fino all'etnoantropologo, il quale è in grado di dire che la tomba era abitata attraverso lo scheletro da un individuo che aveva un'altezza di 140-150 centimetri, era un maschio, era una femmina, di che cosa si cibava. Quindi la importanza ai giorni nostri, oltre a queste conoscenze che si riescono ad acquisire, cioè è vastissima nell'alimentazione. Noi siamo oggi, la nostra alimentazione è basata su pochissimi prodotti, noi mangiamo solamente grano 00, e qua invece i Pistoles riuscivano a macinare qualcosa come 40 tipi di granaglia. A scuola tanto si fa,
Tanto se io oggi faccio questo lavoro è perché a scuola me l'hanno insegnato. Io sono stato forse uno dei fortunati. Ho avuto alle scuole medie una professoressa che forse molti di voi conoscono, la professoressa Cafiero di Meta, Rosanna, che mi prendeva, ci portava fuori dalla scuola, ci faceva girare per i vicoletti di Meta e ci faceva vedere il portale, lo stemma, il basolo, la strada, la stradina. E io oggi devo dire che faccio questo mestiere grazie a lei. Perché ha ingrucato. Assolutamente. E quindi, no, questo per dire, ci sono tante persone che a scuola lavorano in questo senso, quindi non è tanto per... Poi ovviamente non può farlo solo la scuola, bisognerebbe farlo nelle famiglie, nelle case... Oplonti è famosa per la villa di Pompeia perché a un certo punto questo portico è circondato. Noi ci siamo appassionati a questo libro perché? Perché... affermo ancora, è una vista incrociata, non ci sta nessuna pubblicazione. Panofsky, che è uno dei grandi archeologi, affronta il racconto delle ville, cioè le case ricche, le case grandi, fuori dall'orbita urbana, ma lo fa mettendo le ville rustiche, chi produce il vino, chi produce l'olio, non è limitatamente a queste. Mi auguro che venga fuori un lavoro più approfondito e ancora più scientifico, ancora più dettagliato, per poi averne questa fruizione. E ne siamo grati. Va bene. Che l'abbiamo fatto? Vi siete stancati? No. Che ora è? Ah, però è un'oretta e un quarto. Gino, che offriamo a questi nostri ospiti? Allora, se ci volete onorare della vostra presenza, abbiamo preparato un c'è una libagione, giustamente. C'è una libagione alla casa colonica su, nel giardino di Villa Fiorentina in fondo, dove abbiamo preparato un po' di cose. È stata fatta lì per costringermi ad attraversare il villaggio di Babbo Natale. Esatto. E a trattenermi ancora in più della vita. Chi di voi vuole acquistare il libro? Solo per stasera sarà 10 euro anziché 15. E poi ci vediamo tutti quanti lassù e facciamo un brindisi insieme. Intanto vi ringrazio. Ok, grazie. Vi ringrazio di essere venuti e buona serata. Ciao Luca.